Potente, pa ragazzi, qua Max dello Gimicato, ci sono al sole e sono qui a presentarvi il mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un nuovo video abbastanza speciale e particolare, perché infatti oggi sono qui a presentarvi il mio nuovo squad builder costituito dai transfer. Ebbene sì ragazzi, transfer sono quei giocatori, o meglio, quelle carte che FIFA Ultimate Team ha fatto uscire oggi 30 gennaio, che appunto sono quelle carte di quei giocatori che hanno cambiato squadra durante il mercato invernale, ovvero quello di gennaio. Quindi mi sembrava anche una cosa abbastanza tattica far uscire lo stesso giorno in cui sono uscite le carte uno squad builder di questi giocatori. Ci tengo un attimo a dirvi che io avevo, sì che vi avevo detto che appunto oggi sarebbe uscito il Poticitella, ma dato che appunto ho avuto questa opportunità, questa occasione di poter fare questo squad builder, ho detto oggi facciamo lo squad builder e domani, dopodomani, faremo il Poticitella. Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica, spero che voi apprezziate anche questa idea. Comunque prima di iniziare vi volevo anche dire, chiedere come stavate, dato che io è da 4 giorni che non faccio video e 5 che non li commento, oppure 3 e rispettivamente 3 e 4, però non ricordo. Quindi è stata una cosa abbastanza magica tornare a dire Potente a pala. Voi come state? Poi altre cose da dire? No, niente. Vi ricordo di passare da FIFA con se siete interessati a comprare kit di FIFA. E ragazzi, una cosa mi raccomando, state ben attenti quando non comprate adesso questa squadra, o meglio i giocatori trasferiti non comprateli assolutamente oggi, domani o dopodomani. Io vi consiglio assolutissimamente di aspettare una settimana, perché se no ragazzi ci perderete tanti più crediti. Ma adesso vi farò appunto vedere tutto. Iniziamo subito dal portiere in porta. Utilizzo Hugo Lloris, che nome è magico. Mi è piaciuto, allora l'ho pagato 8000, ma sinceramente per me non li vale, non mi è piaciuto tanterrimo. L'ho utilizzato più per fare intesa che altro. Comunque ecco, voi sapete che io sono un grande stimante di Neuer, però della Barclays lui non è malissimo. Non è il miglior portiere, perché se non mi sbaglio per me il miglior portiere della Barclays è Cech, però non ne sono sicuro. Comunque io ho provato Lloris e non è che mi sia piaciuto così tanto. Passiamo subito alla difesa. Allora, difesa 3, perché appunto questo qua ho utilizzato 3-5-2 perché con questo modulo riuscivo a collegare più transfer possibili. Comunque adesso vedrete tutto. Allora, da una parte utilizzo Rami del Milan, ovviamente, che ho pagato 2500, 54 di velocità, 56 di tiro, 65 di passaggio, 58 di dribbling, ma 81 di difesa, 84 colpi di testa. Allora ragazzi, questo giocatore li vale questi crediti? Ragazzi, secondo me li vale veramente. Questo qua è uno dei transfer, o meglio uno dei giocatori di questa squadra che mi è piaciuto di più. Non me lo sarei mai aspettato che fosse così forte. Sembra essere lento su carta, ma vi assicuro che nel gioco la noterete molto meno. Poi è anche alto, 190 cm. Come noi ben sappiamo, su questo gioco l'altezza conta molto. Quindi ve lo consiglio alla grande. Passiamo agli altri difensori. Allora, in mezzo utilizzo Kabul. Kabul l'ho già utilizzato in molti miei squad builder. Comunque Kabul mi piace, ragazzi, sì mi piace. È buggato, 1300, 78 di velocità, 80 di difesa, 83 di testa. L'ho utilizzato con la chiamata del sentinella, che aumenta difesa e colpo di testa. Come vedete anche lui è alto, 191 cm. Quindi è un po' una gigata avere dei difensori così alti. Passiamo invece all'altro difensore centrale. Allora ragazzi, l'altro difensore centrale era da molto tempo che volevo utilizzarlo. Infatti sto parlando di Ake, se non erro, sì, Ake del Chelsea. Ragazzi, è d'argento non raro, quindi può sembrare veramente una schifezza, però devo dire che a me è piaciuto. Volevo provarlo da molto tempo. E ragazzi, per me vale i 2400 crediti che costa. Ovviamente 2400 sembrano tanto per un giocatore argento non raro, però secondo me li vale. Quindi se avete crediti da spendere, diciamo da buttare, provatelo assolutamente, perché a me è piaciuto assai. Passiamo invece ai centrocampisti difensivi centrali. Allora, da una parte utilizzo Nigel De Jong, madonna che magico, 66 di velocità, 56 di tiro, 73 di passaggio, 70 di dribbling, 81 di difesa, 76 colpi di testa. Ragazzi, mi è piaciuto. Sì, mi è piaciuto. Però l'unica cosa, ha dei work rates abbastanza ambigui. Infatti come possiamo vedere ha basso e alto, quindi gioca quasi da difensore. Però vabbè, tranche, basta solo farci l'abitudine. Passiamo invece all'altro centrocampista difensivo centrale. Allora, ecco qua il primo transfer di questa squadra. Infatti come altro CDC sto utilizzando, o meglio utilizzo Essien, che è andato al Milan. Ragazzi, io sono contentissimo di questa sua scelta, se possiamo così definirla. Per me può dimostrare tante cose. Lo so, è vecchio ragazzi, perché non si può non dire che sia vecchio. È vecchio, però noi l'abbiamo pagato zero, quindi tranche, appunto tranche. Comunque 4 stelle di piede debole, 3 stelle di mossibilità, 65 di velocità, 74 di tiro, 78 di passaggio, 75 di dribbling, 81 di difesa, 76 gol di testa. Su carta è veramente un giocatore molto completo. Sul campo, anche questo sul campo mi è piaciuto. L'unica cosa non mi sono piaciute la sua finalizzazione ragazzi. Infatti tira a volte, ha tirato dei tiri veramente scandalosi. Però vabbè, tranqui. I centrocampisti difensivi, ecco, non si utilizzano tanto per tirare. Beh, c'è chi li utilizza più per tirare, chi meno. Però secondo me si può utilizzare questo giocatore. Ecco, quanto l'ho pagato? 4600 li vale?
ma ne vale 3000, ecco, 4600 sono un po' troppi, però come ho già detto costa così tanto perché appunto è appena uscito, ma adesso vedrete le chicche di questa squadra quanto costano. Allora, esterno sinistro avevo utilizzato Gervinho Forno l'ho già recensito, si può così dire, più volte, mi è piaciuto un sacco, pagato 30.750, crediti li vale assolutamente tutti, 4 stelle di mobilità, 3 stelle di piede debole, e adesso iniziamo a passare ai transfer. Allora, esterno destro ragazzi, utilizzo McGeady, che scandaloso, io non sapevo neanche di questa sua trattativa, è andato all'Everton e minchie, non me lo sarei mai aspettato, ecco. Comunque è un po' una magicata perché appunto finalmente c'è un altro 5-star skiller nella Barclays Premier League, ahimè gioca nello stesso ruolo dell'altro, che infatti l'altro giocatore con 5 stelle abilità era Nani, un esterno destro, e McGeady un esterno destro. Comunque guardate un po' quanto l'ho pagato, 37.000 crediti ragazzi, non... cioè, ora... parliamo chiaro, li vale o no? Non li vale così tanti. Perché l'ho pagato così tanto? Questo giocatore per due motivi. Perché allora, il primo, perché appunto è uno dei transfer, quindi la sua carta è appena uscita, ci sono pochi oggetti all'asta. Ho fatto solo due partite con tutta questa squadra perché appunto ora li rivenderò, se no ci perderò veramente una follia. Secondariamente perché tra poco ci sarà il torneo di San Patrizio, che appunto sarà quel torneo dove si potranno utilizzare solo giocatori irlandesi. Quindi questo è uno dei suoi del motivo per cui lui costa così tanto. Poi, passiamo al reparto offensivo. Allora, come COC utilizzo Onda, dov'è? Dove sei Onda? E ragazzi, Onda non mi è piaciuto, ve lo devo dire, l'ho pagato 25.250, due partite mi ha fatto un gol e due assist, ma non mi è piaciuto, cioè non so neanche io, dopo aver visto queste sue statistiche mi vengono i dubbi, però non mi è piaciuto, non so perché, cioè sì che so perché, non mi sembrava che si trovasse sempre nel ruolo giusto, nella posizione giusta, e anche se i tiri non avevano quella tatticità che un centrocampista offensivo centrale deve avere, quindi l'ho pagato 25.250, ovviamente 25.250 crediti non li vale. Quanti ne vale per me? Ma 2000, no, non un credito di più, non uno scellino di più. Quindi, boh, basta, questo qua era Onda. Passiamo all'attacco. L'attacco, uno degli attacchi più buggati nella storia di tutto FIFA. Perché infatti, allora, a sinistra utilizzo, dov'è? Non lo trovo, ditemi voi dov'è, aspettate un secondo. Utilizzo Traoré, ragazzi. Anche lui è andato all'Everton, quindi... l'Everton credo che si sia aggiudicata il titolo della squadra più buggata di tutto FIFA, perché ha McGeady, aveva Benteke, no, mi sa che ho failato, no, non aveva, ma che dico, madonna, sto sdroveggiando, a Lukaku, poi ha Kone, quindi ha un attacco che è un qualcosa di stratattico. Comunque mi è piaciuto Traoré, ragazzi, Traoré mi è piaciuto, costa 22.000, infatti non li vale assolutamente 22.000 crediti, tanto se aspettate 2 settimane il loro prezzo sarà a 1.000 crediti. Comunque mi è piaciuto un sacco, è veramente, cioè è alto 2,3 metri, ragazzi, e da sdraiato, è alto 2,3 metri, ma veramente ha un fisico della madonna, spesso vi fa gol, a me non l'ha fatto così spesso, però proprio sembrava un rapace d'aria, ecco, una cosa abbastanza tattica, quindi ve lo consiglio tra 2 settimane. Altro attaccante che utilizzo il magico, anche lui che gioca nel Everton, Lukaku. Lukaku ragazzi, madonna, solo a dire il nome voi sapete che giocatore magico è Lukaku. 83 velocità, 73 di tiro, 65 di passaggio, 73 di dribbling, 47 di difesa, 77 colpi di testa, è un magicone. In due partite mi ha fatto un gol come il suo compare Traoré, però mi è piaciuto assai, e infatti questo giocatore lo riutilizzerò. Comunque ragazzi, magari adesso vi sto facendo vedere qualche gol, anche se credo che ve ne farò vedere veramente pochi, perché non so come mai, ma questo video cioè, questo commento sta durando 8 minuti e mezzo, che è assai, quindi veramente poche cose da dirvi. Vi volevo solo ringraziare per tutti i mi piace che state mettendo, per tutti i commenti che mi state mettendo. Vi volevo ricordare anche due cose: la prima di passare dalla pagina Facebook, appunto lì mi sto iniziando a fare sempre più frequentemente giveaway, o meglio è una specie di contest dove bisogna indovinare il risultato esatto e marcatori di una partita, e poi se sono ammoniti o meno, ovviamente potete fare questo mini gioco gratuitamente, non costa nulla. Poi vi volevo anche ricordare di passare dal mio secondo canale, allora il link lo troverete in descrizione oppure ci sarà una finestrella in alto a destra. Perché vi dico di passare dal mio secondo canale? Perché ragazzi, inizierò a breve a fare il pack of the day, se non forse anche già oggi, ma poi lì inizierò anche delle serie abbastanza tattiche, magari anche mie secondarie come su altri giochi. Questo è tutto da vedere, però vi ricordo appunto di passare dal mio secondo canale che si chiama WaxLV2, il link lo troverete o in alto a destra o a sinistra oppure in descrizione. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi inviterei gentilmente a lasciare un bel mi piace, ecco, per favore, se potete ovviamente mi piacciate il video, lasciate un bel mi piace, commentatelo anche se potete, ma se proprio volete aggiungetelo ai preferiti e condividetelo anche da qualche parte. Vi ricordo anche che tra poco sto raggiungendo i 10.000 mi piace sulla pagina Facebook, e appunto quando li raggiungerò farò un contest, comunque c'è ancora un po' di tempo diciamo, e stessa cosa sto raggiungendo i
30.000 sul canale di YouTube. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivetemi cosa volete per i 30.000. Magari, adesso questa qua è solo una mia opinione che farò in un futuro, non so se farla per 30.000 o 40, 50, sperando che diventino 40, 50.000. Comunque avevo in mente di fare un video o dove io giocavo a calcio, oppure una sfida col Carmi9, il Marco Sinici 58 a Traverse. Comunque questo è tutto da vedere. Fatemi sapere ovviamente cosa voi ne pensate e che video vorreste vedere per i 30.000. Ecco, magari non chiedetemi un ping pong, perché quelli lì sono video, sono belli sì, però 30.000 è un traguardo veramente importante. Mi dispiacerebbe portarvi un video di FIFA per i 30.000 iscritti. Quindi ragazzi, fatemi sapere le vostre idee. Detto questo, vi saluto e vi dico buon tempo. Poi al prossimo video, bolla!